Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, primo dicembre, primo giorno del mese di dicembre. Cosa succede? Il dato più negativo che oggi riguarda l'economia italiana è la cosiddetta crescita trimestrale del PIL. Cosa è successo? Perché i giornali ci inondano di dati, ma ci dimentichiamo spesso come nascono questi dati. Poche settimane fa l'Istat, che è deputato a certificare qual è la crescita economica di questo paese insieme a tante altre cose, aveva detto che l'Italia era ferma, era 0% di crescita nel terzo trimestre. Terzo trimestre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, direi. Questo è il terzo trimestre, luglio, agosto, settembre. Quindi è il primo trimestre in cui dal punto di vista materiale il governo esisteva e comunque erano passati 6 mesi dalle elezioni. E si diceva fino a pochi giorni fa che il terzo trimestre era stata pari a una crescita zero. In Germania la crescita è addirittura negativa in questo periodo, cioè decrescita, cioè si è fermata la locomotiva tedesca e anche da noi si sembrava essersi fermata. Poi dopo l'Istat, pochi giorni dopo, questo avviene tutti i mesi, rivede le sue, diciamo, analisi. E cosa ha certificato l'Istat? Che la crescita non c'è stata nel terzo trimestre del 2018, anzi c'è stata una decrescita, un calo, quella che oggi noi si chiama sempre decrescita negativa, perché il PIL siamo talmente abituati che debba sempre crescere che quando non cresce si dice crescita negativa. A parte questa banalità lessicale, la cosa fondamentale è che dopo 2 trimestri di crescita negativa, cioè di decrescita, quindi dopo il trimestre settembre, luglio, agosto e settembre che abbiamo fatto meno 0,1, il prossimo sarà ottobre, novembre e dicembre, e se facciamo meno 0,1 o meno 0,2 anche in questo trimestre si può definire tecnicamente quella italiana una recessione. Bene, dal punto di vista invece non trimestrale, cioè rispetto allo stesso trimestre, luglio, agosto, settembre dell'anno scorso, il PIL italiano invece è cresciuto dello 0,7, è decresciuto rispetto al trimestre precedente, ma è cresciuto dello 0,7. Invece tra gennaio del 2018 e settembre del 2018 il PIL è cresciuto dello 0,9%. Il governo precedente e attuale invece diceva che sarebbe cresciuto dell'1,2. Insomma, è chiaro a tutti qual è il panorama. Il panorama, indipendentemente dalle virgolette, è che i primi 3 mesi di governo giallo-verde hanno portato a una crescita non buona, non positiva. Allora, poi qua ci possiamo fare tante domande: quanto dipende da loro, quanto dipende dalle congiunture economiche, quanto dipende dal fatto che è iniziato ad arretrare il quantitative easing della Banca Centrale Europea, cioè comprano meno titoli di Stato, ma continuano a comprarli a botte di miliardi di euro. Insomma, quanto dipende da tutto questo? E arriviamo quindi ai commenti dei giornali. Però, insomma, il quadro è chiaro. L'Italia è sempre cresciuta meno del resto dell'Europa. In questo caso addirittura sta decrescendo, mentre il resto dell'Europa continua, anche se poco, a crescere. Se si dovesse verificare anche questo mese, in questo trimestre, la decrescita italiana, saremmo tecnicamente in recessione. Non succedeva dal 2014 che ci fosse un trimestre negativo, quindi sono 4 anni che noi si cresceva tutti quanti i trimestri. Insomma, si può dire che questo è un più che un campanello d'allarme, è una preoccupazione che tutti noi dobbiamo avere. Cosa dice il gufo Fubini, cioè quello che gode come un riccio quando i dati economici vanno male, quando ci insultano i commissari europei? Cosa dice oggi sul Corriere della Sera Fubini? Per la prima volta da oltre 5 anni il paese probabilmente è già disceso in recessione, cioè lui già vede la recessione, cioè lui dice siamo già in recessione. Non è così, ovviamente, non siamo in recessione. È probabile che lo si sia, perché lo dovremo vedere a dicembre e lo sapremo soltanto a febbraio del 2019, cioè solo a febbraio sapremo qual è l'andamento di quest'ultimo trimestre, ma lui gode come un riccio, c'è cioè un sovrappiù di godimento nell'idea che noi stiamo per morire dal punto di vista economico. La trovo una cosa, insomma, tipica del giornalismo no anglosassone, che questi signori dicono ah, leggi quanto è serio, cioè tutti lì a godere che l'Italia stia decrescendo. Io mi chiedo quanto dipende da questo governo e quanto dipende dalla congiuntura internazionale, posto che voi sapete che chi vi parla in questo momento odia il reddito di cittadinanza, considera questa manovra economica una schifezza totale, pensa che aver bloccato la TAV, le grandi opere, le piccole opere sia una follia, pensa che abbiamo perso troppo tempo addirittura per fare l'ILVA, che era una cosa già stabilita dal precedente governo, penso tutte queste robe qua. Ma quando sento questo sapore
così, diciamo, preconcetto nei confronti di questo governo, come se quello passato fosse stato una specie di governo della felicità assoluta, quello dei gentiloni, quello di questi qua, no? Questi erano dei fenomeni, questi erano dei fenomeni, mentre questi fanno tutti cagare. Insomma, a me questa roba qui non mi piace, questo racconto. Doris, oggi intervistato dal giornale, invece ci spiega una cosa diversa, e cioè ci spiega che l'effetto annuncio sul reddito di cittadinanza, e cioè il fatto che sarebbero stati impiegati 8 miliardi per fare sta minchiata, in realtà ha fatto sì che gli italiani si ritraessero le loro gusci, c'è cioè un effetto psicologico. Cottarelli, invece, sulla stampa ci dice che l'incertezza, la confusione che è tipica di ogni nuovo governo, insomma, tutto questo ha contribuito a ritardare la crescita di questo paese. Può anche essere, anzi, è sicuramente così. Vi è di fatto un'altra previsione oggi. Bravo Cornuto, chi vuole male all'Italia. Bene, l'altra previsione di oggi, del Sole 24 Ore, è che l'importo medio per famiglia del reddito di cittadinanza, previsto a 780 euro per singolo, sarà di 500 euro, mentre loro ci avevano raccontato che la famiglia poteva arrivare a 1400. Il REI, cioè il reddito di inclusione, che ha riguardato secondo il Sole 24 Ore 386.000 famiglie, ha portato a un reddito medio di 250 euro, quindi ci sarebbe un raddoppio con questo reddito di cittadinanza. Dal punto di vista politico avvengono due cose. La prima cosa è che il centrodestra è più disunito di tutti, insomma, si devono vedere Berlusconi e Salvini, non sono riusciti a vedersi, insomma, non si riesce a capire se questi, oltre alle elezioni regionali, possono immaginare a fare qualche cosa insieme nel futuro. Ma anche il Movimento 5 Stelle e Fico diventano un problema, perché il Presidente della Camera, come dice Belpietro oggi, la sindrome di Montecitorio. Quando arrivi a Montecitorio, Fini, Casini, Boldrini, inizi subito a sentirti un fenomeno e da fenomeno poi fai l'opposizione al tuo stesso governo. Secondo il Fatto Quotidiano, che lo teme come diciamo, il petrolio, il Renzi e Forza Italia si stanno cercando, e all'interno invece del PD mi sembra che nel fondo di Travaglio oggi ci spiegano come l'unica persona per bene del PD sarebbe Boccia, perché vede di buon occhio l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, ma sarà anche l'unico che non vincerà. Dalimonte, sul Sole 24 Ore, mi dice che l'esito di una crisi di governo, oggi l'unico esito di una crisi di governo sarebbe le elezioni anticipate, con un piccolo aspetto che ovviamente tutti voi dovete considerare, che le elezioni anticipate devono essere chiamate al Presidente della Repubblica, e mi sembra che il Presidente della Repubblica non abbia alcuna voglia di arrivare alle elezioni anticipate. E i migranti, secondo il decreto sicurezza, in maniera piuttosto allarmistica per quanto riguarda Repubblica, ci saranno 40.000 migranti fuori dai centri di accoglienza, oltre ai 500.000 che oggi ci sono come clandestini, e soprattutto piagnucolano la Repubblica perché ci saranno 15.000 operatori che perderanno il lavoro. Allora, se noi dobbiamo accogliere i migranti per trovare il lavoro a 15.000 operatori, spiegatemi un po' voi se questa è la logica per la quale noi si debba accettare 600.000 persone senza arte né parte che vengono qua per migrazioni economiche e non tanto per migrazioni di tipo politico. Allora, è questo il criterio? Cioè che 15.000 persone perdono il posto di lavoro? Chi se ne frega? Non sono questi i lavori che noi vogliamo per il futuro, cioè i lavori delle persone che accolgono i migranti, i mediatori culturali e tutte queste minchiate di lavori qua. Sono fondamentali questi lavori. C'è una grande professionalità in questi lavori, ma non puoi pensare che tu debba accogliere i migranti per poter alimentare queste professioni. Dalle buche di Keynes siamo arrivati ai migranti che ci creano posti di lavoro. Se secondo voi questa è una logica, ditemela voi che cacchio di logica è. L'altra cosa che mi fa imbestialire, e in prima pagina la leggo soltanto sul Corriere Veneto, sono quelle cretine deficienti, imbarazzanti, delle maestre che tolgono la parola Gesù dalla canzoncina. A me non me ne importa niente, voglio dire, delle canzoncine di Natale, ma se c'è una maestra che decide di togliere la parola Gesù da una canzoncina di Natale, mettere al posto di Gesù la canzoncina e la parola Natale, e queste deficienti di maestre poi si fanno smentire da una bambina che fa la raccolta delle firme, peraltro anche con le bambine di altre religioni, musulmane, indù o di altre religioni, che dicono: ma che stai dicendo? Il vero problema qua non sono le bambine. Non sono Salvini, non sono Di Maio, sono le maestre, perché queste maestre continueranno a insegnare. Voi volete avere vostro figlio che impara da una maestra cogliona che si permette di togliere la parola Gesù da una canzoncina e la sostituisce con quella Natale? Io, se mio figlio stesse in quella scuola, via! O quella maestra se ne va via dalla scuola o se ne va mio figlio, ma non per la parola Gesù, ma perché è una cretina!
Non sono incommentabili, Francesca, queste sono da licenziare, perché queste maestre sono quelle che devono spiegare a tuo figlio le tradizioni, la cultura, la grammatica, il latino, l'inglese, il francese, l'educazione civica. Cioè, tu vuoi una maestra così politicamente corretta e deficiente che toglie la parola Gesù dalla canzoncina di Natale? Tu la vuoi che questa diventi la tua maestra di tuo figlio? Io no. Io non lo voglio. Quindi una delle due: o sono io che ho messo i figli nella scuola sbagliata, o sono queste che fanno un mestiere sbagliato. Sapete che facciamo fare a queste maestre? Facciamoli fare le mediatrici culturali, mandiamole in uno SPRAR. 15.000 le abbiamo tolti, diciamo, secondo Repubblica. Prendiamo le maestre venete, queste maestre, portiamole a fare le mediatrici culturali, se ne andassero, mandassero proprio in Africa. Queste io le voglio in Africa, nei centri africani, ad accogliere le persone. Queste andassero in Africa, bene? Chiaro, queste maestre dove le metterei? Anche se... insomma, in Africa, questa la trovo una bella posizione. Bene, sulla casa di Maio, ragazzi, oggi io vi dico che la vicenda è ormai del tutto chiara, l'ho capita bene leggendo tra le altre cronache su Di Maio, oltre al giornale, il Corriere, sempre il gazzettino di Papetti. Perché in una cronaca di questi giornali, nelle prime 5 righe, ho letto la cosa per cui mi si è illuminato tutto. E cioè, il papà di Di Maio aveva una cartella esattoriale per IRPEF, IRPEG e IRAP non pagata pari a 175.000 euro. Allora, che cosa ha fatto questo furbacchione? Prima ha dato la sua azienda alla moglie, cosa che non poteva perché la moglie, essendo una maestra elementare, una preside, una funzionaria pubblica, non poteva essere azionista e manager di una società privata. Poi la moglie l'ha donata ai figli, cioè al figlio parlamentare e alla figlia. In questo modo cosa è successo? Che il vecchio Antonio Di Maio, che aveva una cartella di 175.000 euro, come tanti furbetti italiani, si è spossessato di tutto e risulta nullatenente. Dichiarazione dei redditi del vecchio Di Maio? Zero. Qui noi stiamo guardando la pagliuzza, ma non è la pagliuzza del lavoro in nero, che peraltro non è una pagliuzza, degli abusi, delle case costruite, del fatto che il padre aveva una cartella esattoriale da 175.000 euro e, come tanti italiani, sapete che fa? Se ne fotte, non la paga, quindi evasore e diventa nullatenente. Quindi questo è il tema fondamentale, cioè non ci sono le case che non sono intestate a lui, non c'è reddito, si è tolto l'azienda, l'ha data ai figli, cioè tipicamente uno dei grandi, favolosi evasori fiscali italiani che, una volta pizzicati, cosa fanno? Fingono di essere nullatenenti. Chiaro? Se questo l'avesse fatto qualcun altro, di qualsiasi altro partito, vorrei sapere che cosa avrebbero detto Di Maio, Di Battista e compagni, compreso quel cretino di fascista, magari, perché fascista è un, come possiamo dire, per lui è un complimento del papà, lo psicolabile padre di Di Battista, che cosa avrebbe detto se un padre di un altro avesse avuto il comportamento, probabilmente c'era anche, lasciamo perdere questi qua. 85 milioni donati ai terremoti, Franco Becchis oggi dice: Di Maio, non te ne approfittare di questi 85 milioni, perché purtroppo, mi spiace dirlo, dice Becchis, questi sono stati risparmi fatti dalla Boldrini. L'unica cosa che mi piace oggi riguardo al G20 a Buenos Aires, in cui sostanzialmente rischia di diventare un flop per le posizioni sempre diverse rispetto agli altri di Trump, sapete qual è? È una foto, devo dire, elegantissima oggi su tutti i giornali, del nostro premier Conte che bacia la mano alla First Lady argentina, che è una bella donna, si chiama Juliana Awada, chissà come si pronuncia, e Conte le bacia la mano, è molto elegante, è molto signorile e dà il senso di quello che sono queste grandi happening internazionali, un modo per vedersi, mangiare bene, raccontarsi due cose, fare networking, insomma un grande Rotary pagato dai contribuenti italiani, in cui chi si veste meglio e chi ha un atteggiamento più, diciamo, elegante nei confronti degli altri, quello che forse a beneficio delle foto funziona meglio, anche se l'unica foto di gruppo vede Conte di profilo, e soprattutto è il modo per, insomma, raccontarsi quanto si è bravi. Bene, direi che con tutto questo oggi siamo a posto. Noi ci sentiamo come sempre con la zuppa di domani e vi ricordo, due giorni a Quarta Repubblica. Oggi è sabato, domani è domenica, lunedì
prima serata su Rete 4 Repubbliche. E la foto di Macron che saluta il gilet giallo uscendo dall'aereo, oppure quello, François, hai ragione. E queste critiche sul G20 non hai mai fiatato, vabbè. Arriva il cretino, deve essere o il papà di Di Battista o un parente. Ciao.